Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove, vabbè, lo abbiamo capito, non posso andare in ferie. Chiudiamo questa settimana ricchissima parlando del trailer appena pubblicato di Echoes of Wisdom, un titolo che avevo accolto con moderato entusiasmo appena annunciato, ma che ora è diventato un potenziale GOTY a mani basse. Prima di iniziare vi ricordo però che siete ancora in tempo per partecipare al giveaway di Instant Gaming per vincere un gioco gratuito, ma fate in fretta perché avete tempo fino a sabato. Basta farvi un account sul sito e incrociare le dita. In bocca al cubo a tutti quanti. In ogni caso mi raccomando, supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi gli soldi. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! Prima di tutto mi sembra doveroso aprire il video con una sorta di spoiler warning. Il trailer appena pubblicato introduce tantissime cose non ancora svelate del gioco e siamo arrivati a un punto dove manca così poco all'uscita del titolo che, se siete già convinti dell'acquisto, tanto vale saltare i trailer che usciranno da qui fino al 26 settembre. Quindi sì, interrompete pure la visione di questo video, ma visto che ci siete, lasciate un like tattico per supportare la conquista non violenta di internet.poro. Mi raccomando. Un'altra cosa, con un grandissimo dietro front nell'adattamento italiano sono tornati a dire Hyrule e non Hyrule. Come aveva suggerito qualcuno di voi nei commenti, è probabile che a Nintendo Italia sia sfuggita la pronuncia di Hyrule nel trailer precedente, andando contro le direttive di Nintendo stessa, ma ora le cose sembrano essersi riallineate con la pronuncia adottata negli ultimi anni. Quindi, che dire? Questo trailer per me rasenta la perfezione perché introduce tante nuove coordinate all'interno dell'avventura di Zelda e allarga di netto il quadro generale, tanto che ora gli echi o le repliche sembrano solo una parte di una struttura che incorpora tante idee diverse. Idee che, come avevamo già accennato, provengono da tutta la storia della serie, tanto dagli episodi più classici quanto dalla rivoluzione apportata da Breath of the Wild e dal suo seguito. Se nell'ultimo video avevo scherzosamente definito questo Echoes of Wisdom come Breath of the Wild 3, ora mi sento di affermare che il gioco di prossima uscita sembra puntare molto più in alto, tanto da provare a risolvere i più grandi difetti dell'open world del 2017, andando a ricercare quel perfetto equilibrio tra classicismo e innovazione che purtroppo si era perso negli ultimi giochi. Anche Tears of the Kingdom si era dimostrato incapace di trovare una quadra al problema, e se l'idea di approccio libero trovava la sua massima declinazione possibile nell'ultramano, la rielaborazione dell'idea di dungeon classico purtroppo risultava ancora insufficiente, seppur migliorata rispetto a quanto visto in Breath of the Wild. In Echoes of Wisdom invece tradizione e non linearità sembrano coesistere in modo molto più convincente, ma andiamo con ordine. Il precedente trailer si chiudeva con un salto all'interno di uno squarcio e ora abbiamo finalmente un'idea di quello che possiamo trovare nel mondo del nulla, una versione glitchata di Hyrule, anzi una versione che definirei distorta, tanto per fare contenti i fan Pokémon. Questa è molto diversa dal classico Dark World a cui ci ha abituato la saga. Come ho letto in un commento, a pensarci bene, il concetto stesso di squarcio sembra essere ripreso dall'ambivalenza del termine Tears, che nel titolo dello scorso anno assumeva però il significato di lacrima. C'è insomma una continuità semantica con l'open world, che però concettualmente rimanda al mondo sottosopra che viene rielaborato sin dai tempi di A Link to the Past. Di nuovo, sempre un punto di unione tra due mondi che fino adesso non si sono mai riusciti a toccare in modo convincente. Il mondo del nulla viene descritto come una serie di terreni fluttuanti che Zelda dovrà attraversare tramite l'utilizzo delle repliche, che le garantiranno accesso a percorsi altrimenti bloccati. Non mi è ancora ben chiara l'entità di queste zone. A livello di estensione, gli squarci potrebbero prendere il posto dei sacrari ed essere strutturati come delle brevi sfide autoconclusive incentrate sull'utilizzo degli echi in fasi dal sapore platform. Eppure vengono introdotti anche come degli spazi che culminano poi in dei dungeon intricati. Allo stesso modo quindi gli squarci potrebbero essere molti di meno rispetto ai sacrari ed essere delle zone di media estensione utilizzate come pre-dungeon, un po' come accadeva anche negli ultimi due titoli tramite le quest che garantivano l'accesso ai labirinti. Entrambe le opzioni sembrano convincenti, perché questa volta dungeon pare siano tornati in tutta la loro maestosità e complessità. Nelle rovine è possibile osservare fasi più action, enigmi, anche in stile bidimensionale come accadeva con Link's Awakening, e boss fight. Il tutto però viene ovviamente filtrato dall'uso delle repliche che garantiscono un approccio non convenzionale a delle situazioni altrimenti affrontate più e più volte in passato. Ad esempio l'idea di
creare un diversivo per richiamare un letto e riposarsi per riguadagnare energia nel bel mezzo di una boss fight fa intuire quanta libertà di azione ci sia in un contesto del genere. Sono sicuro che gli speedrunner tireranno fuori delle strategie fuori di testa partendo da queste premesse. E se già questa prima parte del trailer ci mette di fronte a una profondità che non era affatto scontato fosse presente, la restante metà della presentazione aggiunge così tante cose da rimanere quasi storditi. La modalità spadaccina, che a questo punto mi chiedo se sia riconducibile al leak dell'ESRB, permette di avvicinarsi a un gameplay molto più classico, ma il suo essere ancorata a una barra di utilizzo che si consuma fa sì che la spada diventi solo uno tra i tanti mezzi di approccio possibili, ma non l'unico, anzi uno da usare con parsimonia. Aggiungo che l'approccio diretto è solo una delle tante alternative messe a disposizione al giocatore, e in più di un'occasione è possibile scorgere dentro al trailer delle sezioni stealth, una delle quali mi ha ricordato proprio Wind Waker. Ed è qui che entrano in gioco gli strumenti, con una formula che sembra quasi mutuata dall'approccio non lineare di A Link Between Worlds. Gli automi creati da Danpei si inseriscono come terzo pilastro dell'arsenale di Zelda, oggetti consumabili che pare abbiano un'utilità solo in combattimento tramite attacchi e abilità difensive. Di nuovo il loro essere consumabili e distruttibili fa sì che ci sia totale libertà di approccio, ma costringe il giocatore a sperimentare quanto più possibile. La rapida carrellata di personaggi secondari lascia poi intuire una buona dose di side quest che andranno a coprire il cuore più RPG dell'avventura. Con tutti questi elementi a disposizione vi è da sé che sarà riposta molta attenzione alla crescita della protagonista e delle sue abilità. La varietà del character design e degli ambienti conferma di nuovo quello che penso di questo art style. Non mi fa impazzire, è un problema mio, ma qui è utilizzato in maniera molto creativa e variegata, risultando molto più espressivo di quanto mi sarei mai aspettato. Una scena come quella del sacrificio del re di Hyrule, che istintivamente mette in salvo Zelda con un gesto repentino, è carica di pathos, nonostante lo stile grafico tenda a rendere tutto eccessivamente, passatemi il termine, pupazzettoso. Almeno per i miei gusti. La rapida sequenza di immagini sul finale lascia intendere una grande varietà di gameplay, e qui, ma in tutto il trailer in realtà, gli occhi più attenti si saranno resi conto che Echoes of Wisdom è intriso di citazionismo e sono innumerevoli le strizzate d'occhio ai titoli passati della saga e anche alle IP Nintendo esterne all'universo di The Legend of Zelda, esattamente come accadeva nel già citato Link's Awakening. Però questo citazionismo non mi sembra fine a se stesso e va oltre il puro fanservice. Mi sembra sul serio che l'ambizione di questo titolo sia quella di presentarsi non tanto come lo Zelda definitivo, ma come l'unico in grado di aggiustare gli elementi più scollati dei due open world su Switch senza però rinunciare agli stilemi tradizionali. La vera sfida però sarà quella di riuscire a comunicare una tale ambizione a tutto il pubblico. È ovvio che rispetto agli open world in 3D, epici e maestosi, Echoes of Wisdom verrà percepito come un titolo minore, ma arrivati a questo punto, a meno di un mese dall'uscita, è chiaro che questo gioco di minore non ha proprio nulla. Echoes of Wisdom rischia di diventare la migliore versione di Breath of the Wild. E scusatemi se è poco, io sento già puzza di GOTY. O forse sono le mie ascelle? Non lo so, vi aspetto nei commenti per sapere cosa capta il vostro fine olfatto e vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Qui intanto sono finite le ferie e io non mi sono mai riposato. Voi che potete, mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo sogni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro! Io sono il Poro Spada, Michele Cino, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Ma che Daverio, Daverio, io,